Ciao e bentornato in questo video per il 3CX. Allora, io ho configurato un SIP trunk con una società che si chiama ChipNet, perché offre il servizio gratuito per chiamare numeri verdi. Quello che interessa a me è più che altro ovviamente fare un test. Poi ovviamente quando uno compra un centralino, compra un SIP trunk, lo compra con numeri e in uscita e in entrata non ci sono problemi. Questo comunque è il SIP trunk che io ho configurato, questo è il mio numero virtuale. Inbound rules, se chiami quel numero, che ovviamente non so il prefisso perché è un numero assegnato così virtualmente, la telefonata va al mio telefono. Outbound rules, crazy out, per prendere la linea, quindi per uscire, devi digitare prima il 9. Ho selezionato questo che è l'unico SIP trunk disponibile. Strip digit vuol dire, ti faccio un esempio, quando chiami numeri all'estero, 0044, vuol dire che quando il numero che riceverà l'utente che sta chiamando lo riceverà con una cifra a meno. Quindi se gli vuoi far vedere 0044, devi togliere l'1, che sarebbe poi il 9, perché se no viene trasmesso anche il 9. Facciamo un piccolo test, chiamo un numero verde a caso, sinceramente, che è questo, lo faccio dall'interfaccia web del 3CX del centralino, quindi faccio 9 per uscire e faccio call. Suona, ovviamente non risponde nessuno, ma suona. E ho provato a cercare dei numeri verdi, ma sinceramente non è proprio una cosa semplice. Ora, se ne trovo un altro adesso, Ministero Affari Sociali, quindi molto probabilmente ci sarà un risponditore automatico. Siamo spiacenti. Il numero da lei selezionato è inesistente. Tele Ok, Ministero degli Affari Sociali, numero esistente, perfetto. Comunque, la prova funziona. Questo è ovviamente una configurazione base, tanto per poter fare qualche telefonata, perché poi ovviamente ci sono eventualmente se uno ha un call center da creare le code, quindi le queues, poi c'è la registrazione delle telefonate, eccetera, eccetera, eccetera. Per il momento è tutto, spero che ti sia stato utile, grazie di aver guardato il video.